Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di OnTrip e bentornati in un nuovo episodio di The Quarry. Siamo ancora qui ragazzi con Laura, penso, per continuare la nostra avventura. Adesso vediamo. Sconnesso, disconnesso. Prova a dormire un po'. Obiettivo. Dobbiamo dormire. Me l'ha detto Bobby. Hai portato allo sfascio un'auto abbandonata. Cazzo, non è lo stesso. Ci ho pensato e ho fatto 2 più 2. Merda. Ok. Teoria fallita. Perché? Secondo te, Chris? Cristo, Travis. Sono fratelli, quindi. Sono ancora qui. Sei pazzo. È morso uno di loro, Chris. Che cazzo dovevo fare? Cos'è stato? Ops. Stai più attento. Sarebbe andata peggio se non ti avessi sparato. Mi hai sparato. Lo dico a mamma. Grazie al cielo che non fosse urgente. Zitto. Max! Ah. Max! Ah. Che c'è? Travis, il poliziotto, era là fuori che parlava. Beh? Con Chris Hackett. Ci è venuto a prendere? No. È il licantropo. Max, Chris Hackett è quello che ti ha morso laggiù nella cantina. Ah. Oh, cazzo, ma... Chi l'avrebbe detto? Beh, in realtà a pensarci era ovvio. Lo dici ora? Ha perfettamente senso. Per questo l'auto di Chris era alla baita quella sera. Travis lo stava proteggendo. Ecco perché ci ha seguito. E perché non ha ucciso il licantropo in cantina. È il suo cazzo di fratello, è tutto così ovvio. Ma se è Chris che mi ha morso, allora... Sì, è la nostra cura. La nostra salvezza. Cioè, proiettile d'argento. Ora pensiamo la stessa cosa. Domani usciremo da qui. Toglierò a Travis la pistola e ucciderò Chris Hackett. Ehi! Ehi! Aiuto! Mi serve aiuto! Ok. Laura! Laura, tutto ok? Che cazzo? Ma dai, è il trucco più vecchio del mondo! Che diavolo ha? Laura! E vabbè. Mazza! Ora sai come ci si sente, eh? Vai indietro! Dammi le chiavi. Non devi farlo. E perché no? Silenzio. Sta zitto, chiavi. Dai. Merda, sto cazzo analogico, no? Vorrei non doverti sparare. Io non gli voglio sparare. Ok. Ok. Perché non l'analogico, quando lo lascio, rimane leggermente spostato verso sinistra, quindi prende il comando. Butta la terra. Te l'aspettavi, eh? Non me l'aspettavo da te. Eh beh. Sì, invece sì. Dai, andiamo. Laura, ti prego, pensaci bene. E che non sei tanto forte. Prenditi un po' di tempo.
Pensa a cosa hai fatto. Scusa. Mi spiace. Insomma, ho... Quindi lui è ancora lì. Che cosa ci serve? Proiettili d'argento. Proiettili devono d'argento. Essere qui in giro. Che c'è? Ho sentito qualcuno. C'è qualcosa qui? No, lo sento ancora. Cioè, lo sente solo l'interessato. Cioè, la voce. Viene da dietro la porta. No. Ci hanno fatto questo. Uccidili tutti. Che senso? Sì, dai, non c'è niente lì dietro, no? C'è nessuno. Esatto. Ok. Ma che cazzo? Una granata. Li crea lui. Cosa? Che roba è? Cartucce da fucile. Riempite d'argento. Quindi il mese scorso era a caccia. Beh, direi che ormai non gli servono più. Un momento, sai, raga. Cosa siamo? Liberi. Insomma. Ah, prima di rispondere. Mi sorge un dubbio. Cioè, se sono licantropi e si trasmette tramite il morso, cioè... Uno diventa licantropo quando un lupo mannaro ti morde e ti trasmette la licantropia. Quindi, se per esempio il... Facciamo per esempio, no? Chris è stato morso da un altro lupo mannaro. Quindi Chris diventa lupo mannaro. Ora Chris morde il ragazzo di lei. Oddio, non mi ricordo più come si chiama. Il ragazzo di lei. Giusto? E quindi loro, per curare il ragazzo di lei, devono uccidere Chris. Che succede se uccidiamo il licantropo che ha infettato Chris? Cioè, avete capito qual è l'idea? Cioè, se uccidiamo proprio il primo, che succede? Cioè, il suo ragazzo non si cura più? Cioè, questo non riesco a capirlo. Cioè. O si curano tutti? Vabbè. Facciamo rassicurante. Puoi dirlo forte. Eh. Nessuno ci ridarà questi due mesi, ma è bello. Siamo a un passo dal tornare a casa. Quando sarà? Stanotte. Andiamo ad Hackett's Curry a uccidere Chris Hackett. Beh, insomma... Fucile canne mozze, doppietta canne mozze con proiettili d'argento. Insomma. E così sono arrivata qui. Ok. Al campo. Ho lasciato Max sull'isola. Mi sembrava fosse il posto migliore con tutta quell'acqua intorno. È tutto. Questa è la mia storia. Ecco che perché era sull'isola. Beh, non parlate tutti insieme. Aspetta. L'isola, cioè la nostra isola, quella sul lago. Sì, perché? Beh, perché Jacob è lì. Andato lì a cercare Emma e non è ancora tornato. E nemmeno lei. Oh, merda. Saperle prima queste cose qua, no? Avrebbero aiutato. Staranno bene, dai. Beh, se non sono andati in giro a ficcare il naso dove non dovevano, staranno bene. Ma conoscendolo...
ficcare il naso dove non devo è il secondo nome di Jacob. Infatti. Dopo che ci siamo visti in piscina, dopo che ho sparato a... E anche di Chris, Emma. Sono tornata all'isola pensando che Max fosse di nuovo normale. Ma... Non era normale, Max. Isola di Hecate Quarry, Laura, 22 agosto, ore 23:30. E quindi... Sì. Lei arriva lì. Dov'è il cane mozze? Senza, ok. Perché bisognerebbe portarselo. Non ha mica senso portarselo, no? Tanto c'è solo la luna piena, siamo infestati dai licantropi. Ci sono lupi mannari ovunque. Lei ne ha messo uno in questo momento nell'isola. Max. E... Sì, ha senso. Non portarsi niente, ha senso, molto senso. Max. Max. Cercando l'auda, Dio. Mazza e pirati. Max. Beh, ma secondo te? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Cazzo, tuffati, no? Sei su un'isola, no? Vai verso l'acqua. L'acqua sarà la salvezza. Ok. Giustamente. Vienimi a pigliare. Ah, cioè l'ha proprio lasciato sulla canoa. Mamma mia. Intelligenza. Ok. Quindi il licantropo che ho ucciso non era Chris. Quello non era un licantropo, era Kaylee Hackett, sua figlia. La cosa a cui ho sparato non era una ragazza. A meno che forse non sia tornata normale dopo che le ho sparato, mentre ero sull'isola. Aspetta, però... Come mai Max non ti ha uccisa lì? Ci ha provato. Sono scappata. Aia. Deve finire qui. Non abbiamo molto tempo. Ma come cazzo ha fatto a farsi fregare così? Vabbè. E mo che arriva, Minù? E questa chi cazzo è adesso? Guarda. La strega di questo. Chi è? Quindi abbiamo un nuovo ospite. Oh, che carino, Pucci Pucci. Forza, dammi un morso. Andiamo. Imbecille d'un animale. Ma che è la proprietaria del canile? Dai. Lasciatemi! Cazzo, mollatemi subito, lasciatemi! Ma vabbè. Vi prego, liberatemi, ok? Giuro, non l'ho fatto apposta, vi prego! Vi prego! Perché diavolo non mi rispondete? Volete dei soldi? Sì, mio padre ha molti soldi! No. Una marea!
Beh, non proprio, ma può procurarseli, forse. Vi prego, lasciatemi andare, vi prego. Mi dispiace tanto. Eh no, invece è meglio che stia in gabbia. E fanno due, Bobby. Due? Dov'è la... Ehi! Ehi, dove andate? Ehi! Ehi! Ah, ok, due nel senso che quello è un altro. Cazzo! Ah, giusto! Merda! Quello lì è... io non mi ricordo i nomi, ragazzi. Come si chiama? Nick? È lui. Che ovviamente gli ha sparato, ma essendo proiettili normali... Ma bisogna aspettare il giorno. O che cali la luna. Che ratto impiccione che sei. Perché ficchi il naso dove non dovresti? Non credere a tutto ciò che senti. Oh, ma che vuoi? Comunque, ma tu mi hai detto di cercare. Di nuovo. Vediamo cosa mi hai portato stavolta. Il carro. Il carro. Alle redini di un carro ci sentiamo tutti più al sicuro. In controllo, contando sulla determinazione per fare le nostre scelte. Valorosi, ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri, ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Ecco la stessa domanda di sempre. Sì. Mi permetti di mostrarti di più? Per forza, va bene, mostra di più, vedi di più, è buona. Vai col carro. Ok. Il DJ che apre mi una vedrai botola. Ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Io ti aspetterò. Fin tanto che tu seguirai la giusta strada, ovviamente. La vedrò un altro paio di volte, dice. Ok. Noi invece, ragazzi, ci vediamo con il prossimo episodio. So che magari questo è durato un po' meno rispetto agli altri, però vabbè, fa niente. Però visto che abbiamo visto, abbiamo incontrato la cartomante barra strega di Akasquari. Ci salutiamo qua. Ricordate di lasciare like, commenti e condivisioni. E ricordate di supportare il canale e la serie lasciando like. Leggerò questo nei commenti qualora vogliate lasciarne uno. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao raga. Strega di Akasquari.